30 marzo 2020. Nessuno condanna, nessuno pecca. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 8. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dice uno questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno, va, ed ora in poi non peccare più». Nell'assoluzione di un crimine senza alcuna condanna, possiamo ammirare la misericordia oppure indignarci per il fatto che il colpevole resti impunito. Certo, l'assoluzione dell'adulterio potrebbe raccogliere molte simpatie, salvo il fatto che chi è vittima possa ritrovarsi con una vita distrutta. Ma di questi in genere non ci interessiamo. La distruzione di una famiglia oramai è considerata un fatto normale, anche se sono pochi quelli che si preoccupano in realtà del disastro affettivo e psicologico e delle conseguenze sociali che conseguono a più lungo termine. Ma se al posto dell'adultera ci fosse un assassino, facilmente l'indignazione per la soluzione coprirebbe ogni timido assenso alla misericordia. Vero è che esistono crimini infami e non sono tutti della stessa portata. Comunque sia, basta essere direttamente colpiti da qualcuno, anche per offese non gravi, che la misericordia la lasciamo là dove è stata scritta. Ciò che ci tocca sulla pelle supera ogni buonismo politicamente corretto. Eppure al brigante crocifisso alla destra del Cristo fu promesso il paradiso, nell'ora stessa della morte di Gesù. L'assassino entra col Redentore nel premio eterno. Sta di fatto che siamo lontani dall'assimilarci con il ladrone alla destra della croce di Gesù. E una clemenza tanto nobile quanto romantica ci fa meditare sulla nostra bontà a riguardo di quell'uomo che attesta la sua fede sulla croce. Ma chissà che cosa pensarono invece i parenti delle vittime del brigante assassino. Sicché la misericordia che presumiamo per noi non la concediamo facilmente. Ancor peggio, pretendiamo che la legge cambi a nostro favore, in modo da non aver bisogno della misericordia, ma di un riconoscimento di un diritto che prima era considerato un crimine. Gesù, ammonendo di non peccare più, non approvò l'adulterio, approvò il pentimento e la risoluzione di rinunciare al peccato. Egli favorisce la rinascita spirituale in vista della vita eterna. Il peccatore che non si converte, invece, chiede di continuare la vita sulla terra senza cambiamento. La vita concreta non va confrontata con l'idealismo, ma con la concretezza della morte materiale e spirituale. Solo chi ignora o rifiuta il rendiconto a Dio
si azzarda a perseverare nel peccato. Solo chi non si converte alla misericordia di Dio pretende il giudizio e la vendetta, poiché non gli sta a cuore la salvezza eterna del peccatore. Così vorremmo che i peccati non esistessero più, nel senso che non ci fosse alcuna legge che li determinasse quando fossero nostri, ma vorremmo la condanna immediata per quelli degli altri. Si comprende il motivo per cui Gesù nelle parabole richiama l'esperienza personale e non all'astrattezza della legge. Chi è stato colto in flagrante, oggetto di condono della pena, fa esperienza di misericordia che deve riversare sugli altri, non per coloro che peccano altrove, ma contro di loro. Devo perdonare concretamente, misurandomi con coloro che mi fanno male. Allo stesso modo, devo essere attento alla mia vita morale senza pretendere di mutare la norma a mio favore, ma cercando di mutare la mia vita davanti a Dio. Dio è la verità che pungola l'anima nella coscienza e ad essa non posso sfuggire. La stessa verità mi viene dalla parola che posso udire e leggere nei Vangeli. La condanna, la vendetta, è del Signore, perché tutto è suo. Egli però non è ai miei comandi, non è a servizio delle mie pretese. Lasciar giudicare Gesù vuol dire lasciare a lui il giudizio e l'esecuzione della vendetta. Se il colpevole ancora è impunito, non è mio compito giudicarlo, ma attendere la sua conversione, pregare per essa, chiedere misericordia per lui, perché il Signore conosce i cuori e sa attendere per questa breve vita l'esito per la vita eterna. Dio vi benedica.